Tante oggi, finalmente anche una partita finita in 11, anche se comunque è la terza partita di una settimana su un campo abbastanza pesante. Come ha influito sulla vostra prestazione, diciamo? Ma sicuramente aver giocato tre partite di fila è stato difficile, però siamo riusciti a tenere il campo, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e già subito nel primo tempo comunque abbiamo segnato e già quello ti dà sicurezza e poi comunque abbiamo fatto quello che dovevamo fare e alla fine siamo tenute a dover giocare quando anche dopo tre giorni, quindi noi non badiamo a queste cose ma facciamo il nostro e appunto oggi dovevamo vincere e così è stato. Quindi probabilmente anche per questo sforzo, diciamo che gli ultimi 10 minuti c'è stato un piccolo calo dove magari è venuto fuori anche il Tavagnacco con un gol, diciamo così, venuto un po' casualmente, ma... Sì, beh, probabilmente la concentrazione più che altro non era la stessa e quindi ci sta, anche se comunque dobbiamo imparare a rimanere concentrate e meno gol subiamo e meglio è. Fortunatamente eravamo sul 3-0, quindi non ci ha né abbattuto né scoraggiato e abbiamo continuato a fare il nostro. La tua convocazione in nazionale ti sta dando psicologicamente una grande mentalità, ti sta facendo crescere? Beh, sicuramente sono molto contenta di poter essere tra le giocatrici della nazionale, sicuramente anche diciamo, affrontare partite a livello internazionale ti fa crescere e ti fa migliorare anche dal punto di vista mentale.